fa lo scientifico, ha scelto quest'anno di entrare nello scientifico, quello proprio matematico, e questo è stato uno sviluppo naturale proprio di Paolo, perché Paolo è un ragazzino che da sempre è stato misurato, giusto, come posso dirti, ordinato, un bambino delizioso. If you wanna be my friend, you want us to get along, please do not expect me to wrap it up and keep it there. Emanuela decide di incontrare la professoressa Pelissa per parlare di Paolo. Easily be understood, a cynical demeanor, one of us misread. Paolo è stato un privilegio, Paolo, per me, perché comunque è stato un ragazzo straordinario sotto tutti i punti di vista, e come dicevano i greci, kalos kalzos, nel senso che è bello, è buono, è bravo. E poi lui mai ha sgarrato da quelle che sono le norme dell'educazione, dal rispetto, eccetera. Non l'ho mai beccato una volta. Magari ritornava da una settimana, 10 giorni di assenza, tam, perfetto, aveva già fatto tutto per conto suo. Me l'aveva detto, voglio beccarlo impreparato almeno una volta. Esatto. Non c'è riuscito. La mia soddisfazione, dicevo, Paolo, tu devi capire che nella carriera di uno studente un 4 è tutta salute, un insufficiente. Tu la devi prendere. E lui rideva. E io l'avrei voluto vedere un po' più lavativo, un po' più lazzarone, no? Di quelli che ti combinano qualcosa. Mai, cioè, successo. Mai successo. Neanche a casa. I genitori secondo me non bastano, no? Voi siete le pietre miliari, le figure di riferimento di Paolo, no? Lei, la Milardi. Queste sono le soddisfazioni. Sempre. Non c'è stipendio che tenga di fronte a queste cose. Cioè io già che piango quando inaugurano i supermercati, no? Nel senso che sono un'emotiva, eccetera. E cosa, no? Voglio vedere quando Paolo si laureerà, cosa dirà. Svengo. Giorgio invece incontra il professor Romano, a cui spiega come la vorrebbe lui, la scuola. La scuola non la vorrei come adesso. In che senso? Sarebbe più giusto che ogni quadrimestre ti scegli una materia specifica e così non dovresti portarti pile e pile di libri per poi, alle elementari tutti insieme, perché si deve ancora scegliere qual è la tua preferita. Qual è quella che ti sembra la più giusta? La materia? Sì. Mm-hmm. E poi, una volta che sei magari media, liceo, università, magari si fa più quella materia, poi anche le altre però meno. Così sì, hai in testa una scuola specialistica e specializzata. Sì, sei molto specialista, io avevo detto che eri un piccolo ingegnere. Come le sembra, Giorgetto? Guardi, signora, se si ricorda quando anche parlavamo a scuola, su Giorgio. Io ho sempre avuto enorme fiducia in Giorgio, sempre ho avuto enorme fiducia, perché so che è un bambino che può dare veramente tanto. Basta solo incanalare un po' tutto il suo pensiero, tutta la sua energia, basta solo incanalarla nel modo giusto. Da volte i genitori, io li capisco anche, non si accorgono che in casa ci sono delle micro persone, delle piccole persone, non sono solo dei bambini, ma sono delle piccole persone che stanno assimilando. Cioè in linea col mio pensiero, sì, perché sì, io anche quando erano piccolissimi i miei figli li trattavo come persone, con la dignità di una persona e il rispetto di una, verso una persona, anche se era una persona piccola, sono piccole persone, ma sono persone. Certo. L'insegnante incide tantissimo nella formazione dei fanciulli prima, perché sono delle spugne, quindi recepiscono qualsiasi cosa. Io vedo anche la fatica, tutti gli straordinari, tutto quello che veramente che dovete fare, perché non siete messi in condizione di lavorare bene, secondo me. Non siamo messi, perché anche io quando lavoravo con tutti questi tagli e tutte queste situazioni sono allucinanti. E poi la situazione sociale in genere, che è pazzesca. E poi ritornando a quel discorso della scuola, perché qua in Italia non ci sono gli armadietti? È vero, è vero.